Vuoi vincere skin di pass battaglia o un qualsiasi regalo da parte mia su Fortnite? È molto semplice, basterà iscriverti al canale attivando la campanella delle notifiche, lasciare un bel like e condividere il video a tutti i tuoi amici e infine mandarmi una richiesta sul mio account appunto dove faccio i regali. In questo modo appunto avrai delle possibilità di ricevere un regalo da parte mia su Fortnite. Ovviamente più mi ci farai iscrivere più possibilità di vincere avrai e non mancherai nelle mie live su YouTube se vuoi provare a vincere skin di pass battaglia o V-Bucks. Bene a tutti in questo nuovo video, in questo nuovo video avete ben potuto leggere il titolo, andremo appunto a vedere come trovare tutte le nuovissime armi mitiche aggiunte con questa nuovissima patch 14.10 e anche il nuovissimo boss sulla mappa. Prima di cominciare col video come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche, così siete sempre aggiornati su questi tipi di video e live con lo skin pass battaglia. Infine condividi questo video a tutti i tuoi amici e mi fai vedere anche a loro come trovare tutte queste nuovissime armi mitiche aggiunte con questa nuovissima patch arrivata esattamente ieri su Fortnite. Eccoci qui arrivati all'interno della mappa di Fortnite e per trovare il primissimo boss e le primissime armi mitiche dobbiamo proprio recarci alla nuovissima zona aggiunta ieri con l'aggiornamento 14.10. Ebbene sì, la nuovissima zona è proprio la Stark Industries e penso che già abbiate capito che il boss che stiamo andando a cercare è proprio quello di Iron Man, insieme alle sue armi mitiche e anche alla sua carta elettronica che ci permetterà di aprire il capo. Quindi eccoci qui alla Stark Industries. Ok, atterriamo qui, direi di prendere un'arma e cominciare a uccidere questo scagnozzo. Ok, adesso dobbiamo solamente cercare e vedere dove si trova il boss di Iron Man. Di solito si trova sempre qui all'interno della sala principale. Eccolo qui il boss di Iron Man. È esattamente qui sopra, non so se lo vedete. Vediamo se lo possiamo. Lo speriamo non si accorgi di noi. Ok, si è accorto di noi. Problemone. Ok, proviamo a ucciderlo di nuovo. Vediamo se ce la facciamo. Ok, togli davvero un botto di vita. Ok, ho ucciso il boss di Iron Man. Quindi esattamente qui alla Stark Industries. Finiamolo anche. E abbiamo la chiave elettronica di Iron Man, che è esattamente questa. Quindi la prendiamo, poi prendiamo anche i suoi guanti repulsori e poi prendiamo anche questo. Ok, andiamo al bunker e adesso proviamo anche le armi. Il bunker si trova esattamente qui dentro, quindi esattamente in questa parte della Stark Industries. Quindi apriamolo con la chiave elettronica e intanto facciamoci i scildini. Ok, aspettiamo che si apra. Abbiamo anche tutte quante le casse a tema di Iron Man. Quindi venite qui e vi aprite tutto quanto il bunker. Trovate un sacco di armi interessanti. Infatti anche l'arma di Stark leggendaria. Queste sono le sue armi mitiche. Praticamente abbiamo i guanti repulsori di Iron Man, che sparano all'infinito e hanno anche l'automira se stai molto vicino ai giocatori. Poi abbiamo il monoraggio di Iron Man, che è esattamente questo. Ed è anche questo fortissimo, che però questo qua si ricarica ogni 35 secondi. Quindi queste sono le armi. Quindi mi raccomando, venite qui alla Stark Industries se troverete le primissime armi mitiche e il primissimo boss aggiunti in questa patch 14.10. Ok, quindi senza perdere altro tempo spostiamoci qui nelle zone dei Queen Jet, perché dopo aver trovato le armi di Iron Man e aver ucciso il suo boss, per trovare un'altra arma mitica aggiunta in questo aggiornamento dobbiamo proprio spostarci in tutte queste zone dei Queen Jet. Quindi basterà venire qui. Innanzitutto dovete uccidere i robot, quindi li sparate, li distruggete. Ok, dopo che avete ucciso i robot sparate ai robottini che sono in aria, quindi tutti questi piccoli robot ci sono. E uno di questi vi dovrebbe droppare un'arma mitica. Ok, non so perché a me non mi abbia droppato un'arma mitica, però appunto vi faccio vedere questa clip. Infatti in questa clip posso ben vedere che distruggendo un robottino in queste zone di Queen Jet ha spawnato l'arma mitica di Thor, che è esattamente questa. Infatti è molto molto forte praticamente il suo martello e praticamente lo posso far cadere su qualsiasi cosa e distrugge tutto quanto, quindi davvero molto molto OP. Quindi questa è la terza arma mitica che sta aggiunta in questo aggiornamento insieme anche al boss di Iron Man. Dopo aver visto appunto tutte queste armi mitiche, per trovare invece appunto i superpoteri di Wolverine, i superpoteri di Shulk, il superpotere di Storm e molte altre armi mitiche, basta andare appunto nella modalità Knockout Marvel. Questa modalità è stata aggiunta esattamente ieri e appunto se ci entriamo dentro possiamo utilizzare moltissime armi mitiche che ancora non sono presenti all'interno di singolo, coppie e squad.
Eccoci qua arrivati nella modalità, infatti appena entrerete, io adesso sono appunto in un server privato, quindi sono da solo, però avete, guardate un po' che armi mitiche ho, praticamente tengo il pugno di Siulk, eccolo qui, questo è il pugno di Siulk, facendo L1 tengo l'arma mitica di Black Panther, esattamente questa, poi facendo invece X tengo il super pugno di Siulk e invece facendo R1 tengo l'arma di Venom. Appunto, queste armi mitiche si possono trovare solamente in questa modalità, che appunto è stata aggiunta ieri. Quindi, ovviamente, oltre a queste armi mitiche che ho adesso, vi potrebbe anche capitare l'arma mitica di Wolverine, che sarebbero i suoi artigli. Vi potrebbero anche capitare i propulsori di Iron Man. Potrebbe capitare anche il superpotere di Storm e anche altri superpoteri. Quindi, è una modalità davvero molto, molto bella, che vi consiglio di fare. Ovviamente, non so se poi queste armi mitiche che troviamo in questa modalità arriveranno anche in partite normali, però questa cosa è molto, molto probabile. Quindi, adesso, appunto, quitto la partita perché sono in un server privato, però appunto a voi vi consiglio di giocarla perché è davvero una modalità molto molto bella. Quindi questo era come trovare tutte le nuovissime armi mitiche aggiunte con questa nuovissima patch 14.10. Spero appunto questo video vi sia stato d'aiuto e soprattutto vi sia piaciuto. Se è così vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi a questo canale attivando la campanella delle notifiche. Così siete sempre aggiornati su questi video e live con lo skin vaso a taglia. Infine condividi questo video e tutti i miei amici e mi vedrò anche a loro tu come trovare tutte queste nuovissime armi mitiche, anche quella di Black Panther, anche quella di Wolverine e anche tutte le altre. Noi ci vediamo al prossimo video, alla prossima live.